Sei Dani? Sì. Fabio, in questo finale di stagione stai trovando nuovamente spazio, cosa hai voglia di dimostrare? Cioè che posso giocare pure nella fase offensiva, provare a mettere dei cross, aiutare a fare gol agli attaccanti e dimostrare. Dopo questo stop con il Carpi, quanta voglia c'è di riprendere la marcia e il campionato con un gol? Tanto, vogliamo fare bene queste due partite, proviamo a farci fare delle buone prestazioni e poi penso che dopo ci faccio bene. Dani? Quanto vi pesa un po' non avere festeggiato ancora questa promozione in casa con una vittoria? Chiaro che noi vogliamo vincere le partite e poi è chiaro se perdi le partite in casa non è tanto bello, però adesso aspettiamo il festeggiamento, sarà dopo contro il Cortone e poi ci divertiamo. Un giudizio sulla tua stagione, sei partito titolarissimo, poi a gennaio qualche problemino in più, come giudichi questa tua stagione? No, io la giudico benissimo, ho fatto buone prestazioni pure all'andata. Ci siamo messi al primo posto all'andata, poi è chiaro che dopo c'era la concorrenza, poi è chiaro che valuto al mister che vuol far giocare, però è importante che alla fine abbiamo raggiunto l'obiettivo, l'obiettivo era la Serie A e l'abbiamo raggiunto e questa è la cosa importante. Iachini parla sempre di una squadra costruita per giocare in un certo modo e poi si è dovuta riadattare per convertire in un altro modo. Tu sei uno di quei giocatori che ha pagato un po' questo cambio del passaggio dalla difesa 4 alla difesa 3? No, io ho giocato 2 anni di seguito a 5, so come si gioca, ho fatto pure bene su quella posizione, poi io potrei pure giocare a 4, a 5, a me non è che fa tanta differenza. Senti, la posizione trovi in questo finale di stagione, in questo ultimo partito, vuoi fare vedere che è poi merita la Serie A? Sì, no, questo l'ho fatto vedere già tante volte e lo devo dimostrare ancora. Poi è chiaro che ognuno vuole dare il massimo e questo ci provo. Qual è il giocatore che ti ha più sorpreso, magari possiamo anche dividere tra andata e ritorno tra i tuoi compagni? Per me è un po', non lo so, per me è un po' tutti. Abbiamo avuto delle fasi difficili e siamo riusciti come una squadra, come si poteva uscire solo come una squadra. E questo mi ha fatto molto piacere e mi ha sorpreso. Non sorpreso, però è stato. Dani, vorrei pronunciare? Sì. Ora, prossimi obiettivi, Serie A e poi magari un pensierino alla Svizzera. Beh, chiaro. Se fai bene in Serie A, penso che dopo il mister della nazionale ti guarda anche un po' di più. Poi se fai bene nella tua squadra, penso che poi gli darà una convocazione. Grazie, ti vuoi una domanda, potrei continuare a ripetere, se la carta stampata... Aspetta, ci mettiamo qui un attimo, sono con me. Corriere Gazzetta Giornalistici. Prego, Gazzetta.